Sui mezzi pubblici si torna al 100%. Da venerdì 1 aprile, infatti, con la fine dello stato di emergenza, bus, tram e metropolitane torneranno a riempirsi al massimo della loro capienza, senza più limiti né restrizioni, anche per quanto riguarda il Green Pass, che infatti non sarà più necessario esibire sui mezzi pubblici, anche se rimarrà invece fino al 30 aprile l'obbligo di indossare la mascherina FFP2. Ma oggi diciamo che è tornata la capienza al 100%. Lei ha notato una differenza? No, tranquilla, la situazione è tranquilla. Era esattamente quella gli altri giorni. Quindi non è cambiato niente? No. Comunque non vedo nessuna differenza, era un casino prima, lo è anche adesso. Nelle stazioni della metropolitana e alle fermate di autobus e tram comunque qualche cosa cambierà, come ha annunciato lo stesso direttore generale di ATM Arrigo Giana, che ha voluto anche sottolineare che invece il potenziamento legato alle scuole con linee apposite e navette resterà inalterato a supporto degli alunni fino alla fine dell'anno scolastico. Cessa l'emergenza sanitaria. Noi manterremo comunque i potenziamenti nei servizi, in particolare a servizio delle scuole, però toglieremo progressivamente tutte le altre misure che erano dettate appunto dall'emergenza sanitaria, a partire dalle catenelle, quindi riapriranno le porte anteriori dei mezzi, toglieremo i bolloni e toglieremo progressivamente i dispenser sui mezzi. Rimangono inalterate tutte le misure di sanificazione, rimangono inalterate tutte le altre misure legate alla sicurezza sanitaria dei nostri passeggeri, che rimarranno ancora per qualche mese e poi vedremo come considerare in funzione dell'andamento sia della normativa che dell'emergenza sanitaria. La situazione sui mezzi pubblici però non è ancora tornata alla piena normalità, con perdite di passeggeri stimate da ATM di circa il 35% rispetto al periodo pre-Covid. Continuiamo ad avere una minor affluenza di passeggeri intorno al 35-30%, quindi siamo sotto del 30-35%. Ci aspettiamo un progressivo miglioramento di questa percentuale, ma una parte dei passeggeri rimarrà ancora lontana dal trasporto pubblico, proprio perché le abitudini sono cambiate, quindi fisiologicamente per i prossimi anni comunque ci aspettiamo un abbattimento del 10-15% del numero dei passeggeri.